Ma... Prego, forse è meglio nel microfono, forse quell'altro dà meno rumore di fondo, è meglio girarlo, sì, è meglio girarlo perché c'è un sottile rumore. E anche per quello di questo libro, l'Italia dei disastri. L'Italia dei disastri è un libro molto forte, però non è stato stare sui disastri, mi sente? Sì. Mi sono vicino. Eccomi, è un libro molto forte che lascia passare un messaggio che dovrebbe arrivare a tutti. Il territorio italiano è il territorio fragile. E di questo ci siamo accorti ormai da anni, per gli eventi che si susseguono e si ripetono, legati anche a fenomeni di estrema. L'aumento delle temperature comporta degli eventi sempre più intensi e sempre di maggiore frequenza e la fragilità del territorio viene incrementata da un consumo controllato del suolo, nonché dall'assenza quasi completa di attività di manutenzione del territorio. Il Ministero dell'Ambiente per cui ha come attività la comunicazione quella dell'edificazione di un sistema zoologico per condizioni. Come già detto il Ministro in varie occasioni, la comunicazione che sarà fatta qui è stata una programmazione abbastanza parziale perché da una parte non c'è un sistema di incentivi, non di venditoria per affrontare e per realizzare opere di irrigazione del dissesto o di manutenzione del territorio. Dall'altra parte le risorse che sono stanziate per il problema di dissesto ricadono nelle maglie del patto di stabilità, per cui anche se sono presenti nelle casse degli enti territoriali non possono essere effettivamente spese. Ancora le complicazioni delle procedure autorizzative, quando si tratta di attuare gli interventi di difesa del suolo, e più di tutti un'oggettiva mancanza delle risorse disponibili. Questa oggettiva mancanza delle risorse disponibili ha spinto il strategico del Ministero dell'Ambiente a fare un'azione effettiva e efficace per l'accesso ai fondi della programmazione comunitaria. Peraltro la difesa del suolo non è un tema che si possa affrontare soltanto con gli interventi puntuali. La difesa del suolo richiede un approccio culturale diverso. Il dissesto idrogeologico deve essere visto come un costante elemento di criticità per il territorio che deve essere considerato sia nella progettazione urbanistica che nel progetto territoriale. Quindi è importante non solo questo approccio culturale diverso da parte degli enti statali e delle amministrazioni locali che devono collaborare, perché la difesa del suolo è comunque una materia trasversale che può essere raggiunta soltanto attraverso la collaborazione tra i locali, ma è anche importante che questo messaggio di rappresentanza del territorio arrivi alla popolazione, perché anche ancora oggi vediamo stesso che quando le autorità di bacino che regolamentano gli interventi alla situazione del territorio nelle aree di bacino d'acqua vanno a porre delle misure di salvaguardia che riducono i vincoli di situazione del territorio, incontrano comunque la sicurezza delle popolazioni locali. Quindi riallaccio quello che ha detto Fabio Gabrielli, che è importante avere la memoria degli eventi che si sono succeduti nel tempo, che è quella che ci dà questa pubblicazione, anche per correggere il tiro e affrontare in modo diverso l'approccio all'ambiente e alle pubblicità. Innanzitutto sappiamo che ogni trasformazione territoriale incide e coincide in modo negativo sulle difese naturali che l'ambiente ha fatto per gli stessi, contro gli stessi, per esempio la disurbanizzazione, l'abbandono dei territori montani, il discostamento, le occupazioni che abbiamo visto che ci sono molto spesso nelle fasce di residenza di ghiaccio. Vediamo nel nostro paese edifici che vengono costruiti addirittura nel letto dei torrenti, non succede, è successo in Giulia. Quindi occorre assumere delle iniziative di fronte alle storie, inserire anche le cittadine come istituto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura, ultimamente con un decreto di legge in materia di consumo del suolo, perché il consumo del suolo ovviamente innesca fenomeni di sempre più geologici, nonché degli interventi più puntuali per verificare i fenomeni della situazione. Il Ministro dell'Ambiente ha proposto una norma che in un contesto normativo più ampio per l'istituzione di un fondo per la definizione degli immobili abusivi costruiti in aree ad alta densità geologica. Queste iniziative legislative stanno proseguendo il loro iter, mentre nelle legislature passate si è concluso positivamente un'iniziativa sempre del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero dell'Ambiente con l'emanazione di linee guida per l'applicazione del sistema idrogeologico attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale.
E questo è importante perché la sede del foro può rappresentare anche diciamo, il momento di ripresa delle attività imprenditoriali e dell'occupazione. Questa attività per esempio si prospettava la realizzazione di imprese giovanili per il recupero dei territori montani che in cui a qualcuno provoca problemi di dissesto. Diciamo che più in generale questo nuovo tipo di cultura e di approccio potrà consentire attraverso la collaborazione istituzionale un'attività più efficace di prevenzione, anche perché abbiamo visto nel tempo che l'attività di prevenzione è quella che fa risparmiare risorse allo Stato, perché tutti gli eventi che si sono verificati comportano danni al patrimonio, soprattutto a vendite di domani, ingenti, e molto spesso le risorse che sono destinate alle attività di prevenzione poi vengono distolte per la serie di post eventi. Questo è un elemento imprescindibile per il momento in cui un fabbisogno finanziario per la difesa del suolo è molto elevato, infatti anche se abbiamo dati del Ministero dell'Ambiente, ha diffuso dei dati da tempo, i dati che erano stati estratti dai piani dell'assetto idrogeologico, i dati progettati in bacino, che parlavano di oltre 40 miliardi di euro, questi dati dovranno essere aggiornati dopo con le esigenze che emergeranno con i piani della direttiva migliore, i piani con la gestione delle risorse della migliore. A questi costi vanno aggiunti tutti gli altri costi di manutenzione. Adesso chiuderò rapidamente con una frase del Ministro che sostiene che la ripresa dell'ambiente, degli interventi in materia ambientale sono quelli che potranno rilanciare l'economia del nostro Paese e metterlo in sicurezza. Grazie.